Ciao a tutti, sono Rani Gianluca, portavoce della destra per la zona 2 della provincia di Milano. Oggi siamo a Corbetta per raccogliere le firme contro il campo nomadi che hanno aperto in questo comune. Raccogliamo le firme perché siamo contro innanzitutto a formare dei campi nomadi sul nostro territorio comunale, perché come sappiamo il nomadismo porta delinquenza, porta sfruttamento di bambini. È il primo banchetto che facciamo come destra, perché ci stiamo organizzando adesso sul territorio, e invitiamo tutti ad appoggiare il nostro partito e a venire nei nostri banchetti che faremo su tutto il territorio della zona abetense magentino. Qua presente, oltre io che sono il portavoce, c'è il responsabile provinciale giovanile per la provincia di Milano, al quale lascio la parola. Ciao, stiamo raccogliendo firme in piazza in modo che le firme raccolte vengono poi consegnate al signor sindaco, il quale secondo noi deve assolutamente riprendere l'iter giuridico in modo che si possano finalmente sgomberare gli insediamenti nomadi presenti. Una volta sgomberati e confiscati su questi terreni, il comune potrà costruire alloggi da destinare a canone sociale a famiglie italiane in difficoltà, giovani coppie e pensionati. Lo scopo finale è far sì che le stesse famiglie abbiano poi l'opportunità di acquistare questi alloggi accendendo mutui per i quali le istituzioni stesse forniranno le dovute garanzie. Questo è un mutuo sociale, una battaglia che la destra porterà avanti in tutte le sedi affinché diventi legge dello Stato.